Gianni Colacione per Libre TV, oggi 30 giugno 2016 siamo negli uffici della presidenza del settimo municipio di Roma, nell'ufficio appunto che adesso viene occupato da Monica Lozzi che è la nuova presidente e ex consigliera municipale del Movimento 5 Stelle, per parlare con lei delle, diciamo, anche le prime impressioni, quello che ha trovato in questi uffici. In questo territorio che ricordiamo, un territorio, un municipio non molto ampio da un punto di vista di estensione, ma sicuramente il più popolato di Roma, circa 340.000 persone vi abitano, diciamo tutte quante collocate nel triangolo che tra le due consolari, Appia e Tuscolana, fino, partendo dal centro, più o meno San Giovanni, fino ai Castelli, quindi fino al confine del comune di Roma. E quindi insomma è un municipio che ha un territorio molto diverso, con varie problematiche, e Monica Lozzi 44 anni, lo ricordiamo, anche una figlia, abbiamo un pochino studiato, una figlia di 22, ha preso molte preferenze, 84.000 in questo municipio, si appresta a governarlo. Allora, in questi giorni stiamo definendo l'insediamento, quindi ho cominciato come prima attività a fare un saluto per gli uffici, a presentarmi ai dipendenti, ai due gruppi di polizia locale che afferiscono al territorio, il settimo Appio e il settimo Tuscolano. Mi sto interfacciando con il direttore per capire un po' le problematiche che esistono a livello di dipendenti, di amministrazione, come poter agevolare anche il lavoro dei dipendenti del municipio così che possano offrire dei servizi migliori per la cittadinanza. Sto cercando sistemare lo staff di presidenza in modo da poter lavorare in modo organico. Stiamo definendo l'insediamento e la nomina degli assessori che già sono stati scelti, quindi stiamo facendo gli ultimi controlli di rito per poi ufficializzare anche la loro nomina. Infatti il consiglio di insediamento ci sarà martedì alle 16.30. E fatto, insomma, queste sono le prime attività. Stiamo cercando di capire come riorganizzare la macchina amministrativa e nel contempo portare avanti le criticità emerse nella scorsa consigliatura che erano rimaste un po' in sospeso. Allora, diciamo che sono appunto ormai pochi giorni, possiamo dire, però insomma sono bastati per capire quali sono delle cose su cui intervenire, magari proprio da eliminare, o magari qualche settore che si salva forse e si può andare verso una continuità. Allora, devo dire che io a livello di staff di presidenza ho teso a riconfermare le persone che c'erano prima, tranne un paio che avevano delle incompatibilità evidenti, proprio perché secondo me sono persone che lavorano bene, quindi non ne ho visto la problematica di doverle allontanare. Di solito prima di fare scelte voglio conoscere il personale, voglio capire come lavora e quali sono le problematiche, dopodiché parto nel confermare o nel fare spostamenti. Sicuramente avere un municipio diviso su due sedi è alquanto complicato e alquanto difficile da gestire, quindi dovremo lavorare sul definitivo accorpamento che già nella precedente consigliatura era stato cominciato a fare, garantendo logicamente i servizi, quelli per i cittadini, su entrambe le sedi, anche se la sede di Villa Lazzaroni è alquanto disagiata per ovvi problemi proprio logistici di manutenzione della villa. Come il mio intento è quello comunque di stare in questa sede di Piazza di Cinecittà, ma di garantire la mia presenza come presidente almeno un giorno a settimana nella sede di Villa Lazzaroni, proprio perché i cittadini devono avere l'opportunità di un contatto diretto con la presidenza e quindi con l'istituzione che andrà a governare questo municipio, e anche i dipendenti devono sentirsi supportati nella loro attività amministrativa. Ci sono ad esempio i servizi sociali che sono riusciti a garantire anche con molte difficoltà comunque un ottimo livello di servizi in questo territorio, però anche là bisogna riorganizzare un po' il lavoro per rendere più facile la vita sia dell'utenza sia del dipendente. Per il resto sto cercando di capire dove poter mettere la mano per migliorare il servizio per tutti. Questa qui, l'attenzione, diciamo, di Libre TV per il settimo municipio ha una certa data, soprattutto per quanto riguarda il consiglio. Abbiamo seguito tutte quante le sedute della scorsa consigliatura, e una delle cose che abbiamo ascoltato dall'allora opposizione, delle critiche, era, diciamo, scarsa raccordo, considerazione, meglio attenzione da parte appunto della presidenza nei confronti del lavoro del consiglio, che appunto è la parte eletta della leadership, della governance del municipio.
Ecco, su questo pensi di dare invece un segno di discontinuità, di avere un po' più di attenzione, di seguire proprio i lavori del Consiglio? Allora, io penso che insieme ai miei assessori dovremo assolutamente seguire i lavori delle commissioni e del Consiglio e anche garantire una collaborazione tra Consiglio e Ufficio di Presidenza e soprattutto tutti coloro che hanno proposte in direzione del benessere del territorio e dei cittadini hanno la porta aperta, siano essi consiglieri di maggioranza, siano essi consiglieri di opposizione. Se uno viene qua e ha delle proposte serie per il territorio e non solamente per propri interessi privati, da me trovano la porta aperta, perché l'obiettivo è quello di lavorare per il bene di questo territorio, per il bene di questo municipio e dei suoi cittadini. Quindi per collaborazione con tutti, senza nessun problema, e partecipazione alle commissioni. Anzi, in alcuni casi li inviterò anche a partecipare, un rappresentante dell'opposizione, uno della maggioranza, a delle riunioni di giunta quando ci sono dei temi particolarmente importanti per il territorio. E un'altra cosa che volevo chiederti è, se già ti sei incontrato con la sindaca Raggi, che peraltro è cresciuta nel territorio di questo municipio, a Pioratino, San Giovanni, più o meno questa zona, se pensi appunto che ci possa essere un'attenzione e proporre, sottoporre qualche cosa di parecchio importante. Allora, io con Virginia e anche con gli altri presidenti ci incontreremo subito dopo l'insediamento al comune, perché giustamente, come è difficile per noi riorganizzare un singolo municipio, è assolutamente molto complesso per lei mettere in piedi la macchina amministrativa, quindi ci siamo dati il tempo in cui lei definirà tutta la squadra della giunta, darà gli incarichi per poter gestire determinate cose e subito dopo l'insediamento ci incontreremo con tutti i presidenti per definire l'azione politica. Non chiedo privilegi per il mio territorio, penso che bisogna valutare le criticità nel complesso di Roma e in base alle difficoltà agire su quelle, insomma non bisogna pretendere privilegi. Assolutamente no, però possiamo dire che pur con le rispettive differenze, se la sindaca Raggi ancora non ha in qualche modo apprestato, almeno non abbiamo conoscenza, la giunta, invece Monica Rossi sì. Sì. Io ho scelto, come dicevo, già le persone che mi affiancheranno, logicamente prima della nomina definitiva che avverrà in questi giorni stiamo facendo i classici controlli di rito sulle incompatibilità, io vi posso anticipare i nomi, nel caso in cui qualcuno incappasse qualche incompatibilità dovremo provvedere comunque alla sostituzione. Prendo il foglietto perché sennò potrà dimenticarne qualcuno, quindi avremo Salvatore Vivace all'urbanistica e ai lavori pubblici che ha sostituito il nome precedentemente fatto semplicemente per dei problemi familiari che ha avuto la persona che aveva dato precedentemente la disponibilità, c'è Veronica Mammì alle politiche sociali, politiche abitative e pari opportunità, Giuseppe Commisso, bilancio, patrimonio personale e trasparenza amministrativa, Elena De Santis alla scuola, all'edilizia scolastica, cultura e sport, Piera Accoto al commercio, sviluppo locale e patrimonio, Marco Pierfranceschi, mobilità, trasporti e decoro urbano. Perfetto, quindi insomma auguriamo, se quello ci sarà conferma, buon lavoro alla giunta. E volevo fare un passo indietro e tornare appunto all'elezione che è stata un vero trionfo, perché insomma 84.000 preferenze sono state veramente, veramente tante, e quasi il doppio della diciamo, candidata concorrente del PD, Valeria Vitrotti. Ecco, riguardo all'opposizione che ovviamente sarà presente, ovviamente in misura ridotta rispetto, ci parliamo del PD, rispetto allo scorso anno, ecco, che tipo di rapporto pensi che si possa instaurare? Ovvero c'è sempre stata ovviamente una certa distanza ovviamente tra il Movimento 5 Stelle e il PD, ma comunque sia, siccome una parte di loro sono dei confermati, quindi un po' li conosce anche essendo colleghi come in consiglio municipale. Ecco, pensi che comunque sia abbiano presentato per esempio nella campagna elettorale delle proposte che possono essere prese in considerazione valide? No, ci sono dei punti in comune nel programma che abbiamo presentato e difatti mi auguro che su queste linee in comune possiamo lavorare subito insieme nella stessa direzione. Nessun problema e nessuna preclusione. Come ho detto, se c'è voglia di collaborare in senso positivo per migliorare la qualità della vita in questo territorio siamo apertissimi. Io poi ho comunque stima
la Valeria Pitrotti, con la quale ho lavorato nella Commissione Politiche Sociali alla scorsa consigliatura, credo che abbia un buon potenziale, se lei riesce. Neo mamma, e già gli ho fatto gli auguri anche personalmente, quindi io credo che possiamo tranquillamente instaurare un rapporto di collaborazione. Io ho detto, se si lavora per il territorio e non per interessi personali, siamo dalla stessa parte, senza nessun problema. Una domanda di rito a questa leadership, diciamo, del Movimento 5 Stelle, che è esplosa in questa tornata elettorale amministrativa in varie città. Il rapporto con il Movimento 5 Stelle, allora, ci sarà una sorta di autonomia in quanto prevale l'aspetto di rappresentatività verso i cittadini, oppure prevarrà l'aspetto di rappresentatività del Movimento 5 Stelle? Allora, io parlo per il territorio, noi abbiamo assolutamente autonomia, la nostra azione va in direzione del nostro programma che abbiamo costruito insieme ai cittadini, e quindi quello è la priorità su tutto. Logicamente siamo aperti a suggerimenti, anche rispettando tutte le linee e tutti i principi del Movimento 5 Stelle. Però le scelte del territorio vengono fatte dalla parte amministrativa e politica che è stata eletta insieme ai cittadini, senza nessuna influenza. Non posso parlare per il resto, chiedete a Virginia Raggi, io non parlo per interposta persona. Omicidio, e peraltro confidiamo nel fatto che, sapendo di appunto abitante nella zona extra-gra, che è un'espressione per dire che praticamente quella parte di città che sta di fuori del raccordo anulare, che prima era considerata periferia estrema ma che oggi fa parte del tessuto urbano, anche alle istanze in comunque sia di questa parte un po' abbandonata, un po' ignorata anche dal resto della cittadinanza, questa parte del territorio vengono prese in considerazione. Insomma, abbiamo una rappresentante delle istituzioni che viene dalla borgata, così potremmo dire. Assolutamente sì, come detto in precedenza, io vorrei avere un'attenzione molto forte su tutto il territorio. Logicamente è normale che la parte extra-gra è quella più critica, perché mancano i servizi essenziali. Io l'altro ieri, martedì, ho avuto un incontro con tutti i comitati di quartiere del settimo municipio, proprio per pianificare con loro degli incontri regolari in cui mi rendo io disponibile a partecipare in prima persona, così da poter pianificare insieme degli interventi sul territorio in base alle risorse che abbiamo, in base alle priorità. Le valuteremo insieme. È normale che la parte della città consolidata ha delle problematiche. Peraltro, un territorio molto disomogeneo. È appunto, come dicevo, la parte della città consolidata, cioè verso il territorio più centrale dell'ex nono, ha delle problematiche di un certo tipo. Andando verso la periferia mancano proprio i servizi essenziali, quindi logicamente dovremo insieme al territorio valutare le priorità di intervento. Perfetto, a questo punto facciamo gli auguri di buon lavoro a Monica Lozzi, auguri ovviamente per tutto il lavoro che le aspetta su questo territorio, e la risentiremo più in là facendo un piccolo, diciamo, check up della situazione. Va benissimo, grazie. Grazie ancora. Grazie.